sono Luigi Bonito, sono coordinatore delle attività culturali del circolo, e per cui a nome del Presidente Giovanni, di tutto il Consiglio e di tutti i soci vi ringrazio di essere qui, ringrazio l'Avvocato Nardari di offrirci questa magnifica serata. Si chiama Libri d'Acqua, questa manifestazione che ha gli scrittori e i libri come filo conduttore e l'acqua come luogo, diciamo, metaforico. E, oltretutto io presiedo anche una montagna di libri a Cortina, ma la montagna è stanziale, ferma, immobile, così deve essere. Perché lo dico? Perché René è una grande amica di una montagna di libri, ha sempre partecipato sia come scrittrice ma anche come sostenitrice della cultura, in particolare in quel tipo di evento. Saluto questa sera anche l'Avvocato Marazzita che ci accompagna in questo viaggio su questo tema molto complesso. In questi ultimi anni c'è una recrudescenza di violenza assolutamente inaudita. Mentre prima il contenzioso per i figli, il contenzioso per la separazione, poi per il divorzio, era contenuto in termini magari molto aspri, molto violenti, dove si toccava la intimità e quindi la dignità delle persone. Oggi mi pare che si superi questa prima fase e si entra in una fase assolutamente drammatica e violenta. Una cosa che lei non sa, che io vado a aver detto finale, quindi siamo due in competizione. La vedo anche. Quelli di Benedetto Finale sono sempre lì che guardano voi, quindi forti, tanto così per alleggerirvi la serata. Per alleggerire posso aggiungere che vi doppiamo sempre. Purtroppo lo so, è la fascia oraria. Detto ciò, per entrare nel merito del grande tema, il tema purtroppo doloroso, un tema che andrebbe fatto una riflessione, cioè come mai poi di fatto è necessario scrivere un libro sui padri calpestati. Il titolo, cioè, Padri calpestati, la colpa non è delle mogli o delle ex mogli, la colpa è del sistema. La risposta al problema è di quelle non politicamente corrette, che danno fastidio, sono scomode, ma il più delle volte vere. La colpa è della magistratura, che ha un orientamento culturale totalmente a favore delle donne, perché si pensa che le donne siano la parte fragile della separazione. E questo poteva essere vero 40 anni fa. Oggi le cose sono cambiate. E in questi 40 anni, a forza di assommare diritti giusti e privilegi sbagliati, le donne in tribunale vincono sempre. Quando un padre vuole esercitare il suo diritto di paternità, viene quasi sbeffeggiato, sì, che fai il mammo? Ma dai, su, non l'hai fatto mai, lo vuoi fare adesso? Quando va là davanti e la magistratura è donna, 9 volte su 10 il padre si sente ontologicamente colpevole del fatto di essere uomo. Se poi magari è un professionista, viene anche discriminato ulteriormente. Se è un personaggio pubblico, poi non ne parliamo. Perché? Perché l'uomo è sempre un farabutto e un mascalzone, da contratto. L'articolo 3 della Costituzione non può essere esercitato solamente quando lo racconta Saviano da Fabio Fazio su Rai 3. L'articolo 3 della Costituzione, parità di diritti e doveri, dovrebbe essere rispettato dai giudici. E sono i giudici i primi a calpestare la legge dell'affidamento condiviso, che è una legge meravigliosa. Ma, di fatto, è semplicemente una dichiarazione di intenti sterile, una bella cornice, il quadro dentro è sempre quello. L'affidamento è condiviso, certo, però il figlio viene sempre collocato, come se fosse un pacco, presso la madre. E se è vero che la giustizia ha due piatti, alla madre solitamente, anzi al padre solitamente danno il mercoledì e fine settimana alternati, dunque 8 giorni al padre, 23 alla madre. Complimenti, questa non la chiamate giustizia? Mi fate capire perché questi papà, e siamo in tanti qua dentro che hanno pagato sulla loro pelle, non solo io, mi spiegate perché certi papà, quando vanno davanti al tribunale, è arrivata
la separazione e vai in quella che si chiama la presidenziale, che sembra una sorta di mercato delle vacche, con i cognomi, una bolgia dantesca. Perché gli ex mariti, ma padri a vita, quando vanno là, arrivano sempre con 3-4 denunce? Mi fate capire perché i padri, quando si separano, vengono sempre accusati di essere violenti, pedofili, mascalzoni, picchiatori? Perché? Ve lo dico io perché. Perché è un modo per ostacolare il rapporto del padre con il figlio. E la cosa vergognosa è che degli avvocati si prestano a questo gioco. Io credo che ci si debba fare un grosso esame di coscienza, si debba cambiare mentalità, si debba sottrarre il più possibile alla capacità discrezionale di certi giudici l'istituzione del matrimonio. Ci siano delle accuse che vengono istruite con la complicità degli avvocati e dei loro clienti o delle loro clienti, come spesso capita, se sono vere, massima severità. Ma se non sono vere, io chiedo che si parli nelle sedi istituzionali di radiazione a vita dall'albo degli avvocati e di revoca sine die della potestà genitoriale. Avvocato Renea, cosa pensa di ciò che ha detto Tiberio Timpeti? C'è uno sbilanciamento verso le donne, questo è vero. Infatti, per quale motivo ho scritto questo libro? Proprio perché ho sentito il bisogno di portare avanti questo problema. E ho raccontato 10 storie vere, perché sono tratte dalle carte processuali, non me ne sono inventata. Sono parola per parola quello che c'è scritto nelle carte processuali. Naturalmente ho cambiato nomi e persone, logico. Però voglio dire che effettivamente ultimamente la situazione è diventata una piaga sociale, perché gli uomini si trovano in situazioni pazzesche, che i figli gli vengono affidati 2 ore, 3 ore, ma come se c'è una legge, c'è la legge sull'affidamento condiviso che è entrata in vigore nel 2006, sono passati 8 anni e ancora adesso se ne discute. Ma se la legge sull'affidamento condiviso diceva che il figlio minore ha diritto di mantenere un rapporto equilibrato con entrambi i genitori, di mantenere rapporti significativi con gli ascendenti, di conservare tutti questi rapporti con tutti quanti, diciamo, i parenti, come mai le cose non sono cambiate? Perché? Perché c'è una mentalità ancora da cambiare. Quella che giustamente ha detto il dottor Timpelli, è vero che i magistrati hanno questa mentalità arretrata, ma adesso forse qualche piccola cosa sta cambiando. Io ho sentito l'esigenza di scrivere dei libri. Io sono un avvocato, non sono una scrittrice, sono un avvocato che a un certo punto ha deciso di scrivere 2 libri. Perché? Perché ho sentito che era bisognava rendere in modo più incisivo questo problema alla gente, perché la gente, finché tocca un problema che riguarda se stesso, a un certo punto si preoccupa e si dà da fare, ma quando riguarda gli altri non si preoccupa molto. È vero quello che ha detto il dottor Pelli, è vero, ma quella degli avvocati è un tema che abbiamo già toccato, ricordano, Cortini me l'ha detto. Io avevo detto ma no, non mi pare. Poi dopo mi sono trovata in situazione, effettivamente, che ho pensato al dottor Timpelli, ho detto aveva ragione il dottor Timpelli, perché mi sono trovata a fare quelle lotte con dei colleghi per delle situazioni che erano talmente risolvibili, perché quando si tratta di bambini bisognerebbe essere dei genitori, degli avvocati che si preoccupano dei bambini, no, di vincere le cause come se fosse una causa penale, ho ragione io, ho ragione tu. Vorrei che Roberto Caruba ci inizi a far entrare nel libro di Renea, ci legge qualche cosa per poi riprendere. Mi si spezzava il cuore a ripercorrere tutta la mia storia personale. Mi rendevo conto di aver fatto tanti errori. Probabilmente ero stato troppo ingenuo. Il mio avvocato cercò di rincuorarmi. Purtroppo mi disse, talvolta nella vita dobbiamo affrontare brutte esperienze. Per fortuna con il tempo le delusioni passano. La vita, senz'altro, avrebbe avuto in serbo, in futuro, anche delle belle sorprese. Ma più mi incoraggiava, più mi deprimevo. Mi sentivo impotente e non riuscivo più a darmi pace. Zada continuava a chiamarmi al cellulare, io non le rispondevo più. Andai a trovare i miei genitori. Non ebbi il coraggio di incontrare mio padre. Mia madre fu l'ultima persona che vidi. Non so se il mio fu un gesto di coraggio o di viltà. So solo che non ce la facevo più. Guardai per l'ultima volta la foto di mio figlio. Il giorno dopo
non ci fu il giorno dopo per Giorgio Crane. Non ci fu nemmeno quel silenzio rispettoso che ognuno di noi ha di fronte alla morte. Rimaneva questo grande interrogativo. Perché l'aveva fatto? Perché? Tutti fanno diritto di famiglia. Che fai? Faccio diritto di famiglia. Ma diritto di famiglia non vuol dire niente. È vero, bisogna a un certo punto farlo con passione, capire che il diritto di famiglia coinvolge delle persone, coinvolge dei bambini, soprattutto i bambini mi preoccupano. Perché ho scritto prima i figli violati? Prima sono partita con i figli violati perché mi sono arrabbiata con gli assistenti sociali che sono successe delle situazioni pazzesche. Poi a un certo punto mi sono accorta che man mano che procedevo, mentre prima avevo queste donne che venivano, erano persone magari che avevano problemi, persone anziane, persone che hanno appena separato, adesso mi capitano tutte giovani che dicono ma cosa mi dà mio marito? Quanti soldi mi dà? Allora questo è un problema che non sopporto, perché a un certo punto io sono nella... Io ho proposto che la donna si mantenga da sola, che la casa coniugale non deve essere data per forza di cose al genitore affidatario. Secondo me non sono d'accordo per niente. Cioè io ho fatto delle proposte, io ho raccontato le storie vere, ma poi arrivo anche con delle proposte che secondo me sono importanti. Quello che rovina le persone, che cos'è? Sono i soldi. Perché se non ci fossero i soldi di mezzo, probabilmente non succederebbero di caso. Allora se cominciamo a dire che ognuno si mantenga per conto proprio, e quindi già togliamo di mezzo un problema. Se togliamo di mezzo la storia della casa coniugale che viene data, che la casa coniugale viene data al genitore che ha l'affidamento, ma l'affidamento deve essere dato a tutti e due i genitori, no? A uno solo, e la casa può essere anche venduta. Il problema non è la lotta per la casa, il problema è la litigiosità dei genitori. Per me anche la casa se va venduta non è che sia quello che importa. Io direi di eliminare tutto l'aspetto, diciamo, di economico, che è già un problema che viene tolto di mezzo, una gran parte di litigiosità. E poi anche quello di applicare le regole come sono. Per esempio la bigenitorialità deve essere applicata perché non... adesso sta cambiando qualcosa. Ho visto che ci sono delle sentenze, le ultime sentenze, che hanno ammesso la bigenitorialità. L'ha vista l'ultima sentenza, quella della... Sì, sì. Ecco, adesso sta cambiando qualcosa, dottor Timpiani, poco, un po' alla volta parlando. Questo è fondamentale. È vero che è fondamentale questo. Abbiamo detto che è colpa degli avvocati, è colpa dei magistrati, però la cosa più grave che io, diceva anche il mio collega, bisogna fare una riforma organizzata, organizzativa della giustizia, non una riforma così a pezzetti bocconi. Allora, quando io ho parlato nel mio libro della... che tu hai letto, nel libro Figli Violati, 20 anni fa di una riforma dove parlavo di un giudice specializzato, perché i giudici in Italia non sono specializzati, mancano la specializzazione, l'unico Stato in Italia che non c'è la specializzazione, lo sai, quindi giudici specializzati che facciano i loro corsi di diritto di famiglia. E poi è necessario anche che ci siano delle leggi adeguate e una riforma organizzativa, non una riforma fatta così, con un gruppo di esperti, non un giudice che decide senza nessuna esperienza, davvero un gruppo di un pool di esperti, ti ricordi che parlavo di sezioni specializzate? L'ho fatta 20 anni fa questa proposta, presentata tramite un parlamentare, è ancora valida nel mio primo libro, ma nessuno fa niente, cosa vuoi fare? A un certo punto manca la riforma riorganizzativa e i giudici che devono, a un certo punto devono essere anche guidati da questa giustizia, no? Non devono essere guidati, ti lasciano troppo a se stessi, c'è troppa discrezionalità dei magistrati, troppa discrezionalità. Allora, è giusto, bisogna cambiare la prospettiva, cioè riferirsi al bambino. C'è poi fra l'altro quella formula nell'interesse esclusivo del minore, che vuol dire tutto e vuol dire niente. E proprio nell'interesse esclusivo del minore spesso si commentano le peggiori nefandezze. Perché? Perché il bambino viene messo davanti a un patto di lealtà che deve violare o contro la madre o contro il padre, e non può prendere una posizione. Che cosa significa l'interesse esclusivo del minore? In linea di principio è giusto, è giustissimo, ma io arrivo a dire, ma vado oltre, la legge sull'affidamento condiviso è sbagliata. Perché? Perché è un fallimento, perché se nella ex coppia c'è uno dei due genitori che non è adatto, è inutile dare il condiviso, bisogna dare l'esclusivo, bisogna dare. E se uno dei due genitori non funziona, e guarda caso è la madre, e può essere anche che sia la madre, non glielo si dà l'affidamento. Ma non puoi violare il principio della bigenitorialità.
Ho capito, è la vera crescita e il vero interesse del bambino. In linea di principio, sì, io non è che ho detto che è la panacea che risolve tutto, no. L'affidamento condiviso. L'affidamento condiviso sulla carta va bene, è nell'applicazione e nella difficoltà spesso dei magistrati. Sì, perché poi diventa un affidamento condiviso di polemiche e di cause. Certo. Oh, e allora la domanda di fondo è, qui quando si parla di affetti non bisogna scherzare, perché certi giudici prendono delle decisioni senza avere però la responsabilità della ricaduta morale della loro decisione, che si vedrà da qui a 10, 15, 20 anni, ed è probabile che se quei giudici non sono stati attenti, quei figli o quelle figlie tornino a essere loro clienti, ma dall'altra parte, sì, sì. Tutto qui. No, è molto condivisibile. Volevo dire solo una cosa, che il TIEB della Corte d'Appello di Venezia in una recente sentenza ha dichiarato: la separazione non può essere l'occasione di gratuita promozione sociale. Quindi è nostro favore. Volevo dire, cominciano però a venire... Però è una giustizia a macchie di leopardo. Eh beh, intanto comincia a muoversi qualcosa, no? Credo che faremo delle puntate. Sì. L'ultima domanda che il mio avvocato propose nel procedimento ancora in corso avanti al Tribunale dei Minori fu la richiesta di decadenza della potestà genitoriale di Anna. Ero convinto, infatti, che qualsiasi contatto con la madre sarebbe stato comunque fonte di disagio per il bambino. Mi costò farlo, ma avevo il dovere di vigilare su mio figlio. Lui era la mia priorità assoluta. Ogni bambino scrisse una lettera ai genitori, che assistevano commossi. Io ero solo. Ma Giulio era egualmente sorridente. Mi scrisse una lettera molto bella, e piansi dall'emozione. Terminava con queste parole: papà, ho capito, non preoccuparti per me, mi basti, ti voglio un mondo di bene, un abbraccio, tuo Giulio. In quel momento fui veramente un uomo felice, mio figlio Giulio compensava tutte le mie sofferenze passate. Io volevo dire questo, che prima partivo svantaggiato perché mi era stato dato un libro, I figli violati. Ora io ho captato immediatamente i padri calpestati, quindi posso parlare di 6 e di 10 casi. Questi 16 casi che Nerea propone sono casi che purtroppo non hanno nulla di straordinario, tranne una penna felice nello scriverli. Sono dei casi ordinari, assolutamente ordinari. Il sistema non funziona, io sono d'accordo con molte cose che ha detto Tiberio, ma Tiberio dovrebbe essere un pochino più, ormai io ho visto quanta sofferenza hai avuto tu in questi anni, quelle volte che ci siamo incontrati tu avevi questo problema e lo facevi chiaramente vedere. Il problema è che la separazione, che è una separazione quasi sempre conflittuale, perché il dato culturale manca. Il processo di separazione passa attraverso il giudice del tribunale civile, il giudice del tribunale per i minorenni, gli assistenti sociali, i consulenti, i cosiddetti consulenti. Devo dire che nel 1995 Renea ha fatto un progetto di legge che è un progetto di legge che mantiene ancora il suo alto valore di principio. Se tu hai avuto modo di conoscere avvocati che sono poco onesti e poco rispettosi dell'etica, bisogna denunciarla ai consigli dell'ordine. Questo bisogna fare. Perché ho scritto il libro? Proprio perché bisogna combattere questa battaglia, perché altrimenti se non ne parliamo, ragazzi, le cose rimangono sempre così. Io sono 30 anni che parlo sempre di questo argomento, perché mi interessa e mi piace, lo faccio con passione. Vedo che tutti quanti, quelli che mi seguono, lo fanno pure con passione, allora siamo tutti d'accordo. Sei l'unica che fa che scrive questi libri e affronta questi temi, perché sono molto delicati. E tutti coloro che sono qui questa sera, che vi ho visti attenti, nessuno è fuggito, quindi vuol dire che è un tema importante e interessante. Avete a disposizione Timperi, Maria Zitta,
Nardari, ecco, subito. Ecco, io volevo chiedere questo. Qui giustamente Tiberio Timperi parlava dei magistrati, eccetera. Ma secondo lei la cellula della società non sono i genitori? Ma mi scusi un attimo, queste donne che poi vogliono fare del male a questi mariti, ma come sono state tirate su dal padre e la madre? Ma se io ho mia figlia che si vuole dividere perché non va più d'accordo con mio genero, quello che prima era mio genero, ma non permetterei mai a mia figlia, la recuserei come padre, non la vorrei che mi inventasse delle pedofilie o che mi inventasse delle accuse schifose verso mio genero, perché io come padre gli avrei dato una certa educazione. La cellula della società così come è strutturata è per la verità la famiglia. Dalla famiglia, io ho avuto l'onore di essere amico di Morale soprattutto negli ultimi anni della sua vita, Morale diceva le cellule, i microbi stanno tutti nella famiglia e la famiglia non riesce a regolare questo meccanismo, che deve essere un meccanismo guidato dall'etica, dall'affetto, dalla solidarietà. Tutto questo non accade. Le dice il 68, ma ci sono stati degli sconvolgimenti che non sono stati recepiti da una classe politica nel modo migliore. La classe politica è inerte, la classe politica ha una responsabilità in questo paese che è fondamentale. Noi qualunque discorso affrontiamo, ritorno deve essere sempre verso il Parlamento, un Parlamento che non funziona. Sono morti i vecchi cavalli di razza, non si sono creati nuovi cavalli di razza. Educare io non posso aspettare che venga il parlamentare in casa mia ad educare i miei figli. Ma il parlamentare deve dare un'indicazione di buon senso e di onestà, non deve rubare. Il comportamento di un politico va a legittimare o a delegittimare il comportamento sociale dei cittadini, non è che possiamo dimenticare assolutamente. Quindi questo è un paese che non lo credo. Mi scusi. No, da regole ambigue. No, io credo che questo paese è migliore, molto migliore della classe che la sì, lo vuole. Però hanno tolto al paese la possibilità di decidere, vogliamo dire. Per tutte, non è un paese che può più decidere. Io non voglio il parlamentare onesto, di quello me ne importa, l'ho per scontato che deve essere onesto. Voglio il parlamentare capace, che non vivacchi il Parlamento a spese mie. Questo lo dobbiamo pretendere tutti.